Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se trovi interessante il mio canale YouTube, registrati cliccando sulla campanella in basso. Quali sono le 11 cose da non fare con un narcisista? I narcisisti sono completamente asserviti da se stessi. La maturità emotiva di un narcisista è come se fosse bloccata all'infanzia, al periodo in cui hanno subito il più grande torto della loro vita, quel mancato riconoscimento, quell'abbandono, quella negazione. Molti psicologi ritengono che la maturità emotiva del narcisista possa corrispondere almeno in parte a quella dell'età in cui, da bambino, ha vissuto il suo primo trauma. Per trauma non si intende qualcosa di necessariamente eclatante. Prima ho usato il termine torto emotivo, proprio quello che può causare una mamma poco attenta. Già, il narcisista non è stato necessariamente un bambino troppo amato e l'argomento è stato approfondito a prescindere da quelle che sono le cause. Di seguito riporto alcuni atteggiamenti da evitare quando ti trovi a stretto contatto con un narcisista. Non prendere per oro colato ciò che dice il narcisista. Si affanna per mantenere un'immagine di superiorità, per quanto possano apparire certi e sicuri, la loro facciata è stata progettata per nascondere un vuoto interiore, difficile da capire e impossibile da colmare. Il narcisista, per regalare la migliore immagine di sé, può essere portato a mentire. Non sbilanciarti troppo nel raccontargli di te. Certo, fai bene ad aprirti, a stringere rapporti intimi, profondi e sinceri. Quando lo fai, però, con un narcisista, sappi che più gli racconti di te e più munizioni avrà lui da lanciarti contro. I narcisisti si sentono bene screditando il prossimo. È triste, ma quando questo è un unico modo che hanno per sentire il loro valore, quando ti screditano, si sentono migliori di te e così credono di valere usando ogni informazione per umiliarti e manipolarti. Se ti mostri vulnerabile, può diventare il suo nutrimento preferito. Non giustificare i tuoi pensieri né i tuoi atteggiamenti. Se hai stretto un rapporto sentimentale, amicale, di lavoro con un narcisista, sai già bene come queste persone riescono a farti dubitare di te. In questi casi potresti essere portata a giustificarti. Sappi che non sei tenuta a dare spiegazioni dei tuoi atteggiamenti. Non banalizzare i suoi atteggiamenti disfunzionali. I narcisisti attuano una danza famelica e sono capaci di assorbire moltissime energie nel corso del tempo. Potresti abituarti ai suoi atteggiamenti disfunzionali senza capire quanto realmente siano dannosi per la tua salute mentale e per la tua crescita personale. Non lasciarti ingannare. Non aspettarti che possa assumere le sue responsabilità. Sono bravi solo a parole, possono gonfiarsi la bocca di belle parole, ma la verità è che i narcisisti si prendono il merito e scaricano le colpe anche su di te, soprattutto su di te. Non dare per scontato che possa condividere i tuoi stessi valori. Lui ha una visione del mondo tutta sua. Se ti aspetti dal narcisista valori come compassione e sincerità, hai fatto male i tuoi conti. I narcisisti sono affamati di attenzioni, quindi non farti false aspettative, imposta dei limiti e cerca di non scavalcare. Non aspettarti che possa cambiare se messo alle strette. Il narcisista può promettere mari e monti e potresti assistere a cambiamenti repentini. Attenta a non cantare vittoria troppo presto. I cambiamenti non reggono a lungo e spesso degli atteggiamenti disfunzionali spariscono, ma ne appaiono altri che potrebbero essere addirittura più dannosi. Non alimentarlo con la tua rabbia. Rabbia, scontri possono alimentare un circolo vizioso di atteggiamenti disfunzionali. Certo, hai ragione. I narcisisti suscitano inevitabilmente rabbia, ma è sbagliato lasciarsi sopraffare dalla corra. Certo, lasciare sedimentare la rabbia è pericoloso e un modo positivo per esprimere la rabbia è mediante l'assertività, così si difendono le proprie convinzioni e si dimostra rispetto per gli altri.
messa da parte l'aggressività, parla con fermezza e rimani coerente con la tua decisione presa. La rabbia, in questo modo, sarà usata in un modo costruttivo per farti sentire meglio, senza aspettarsi nulla in cambio. Non metterti da parte, attenta a non fare troppi passi indietro. Se perdi di vista te stesso o te stessa, non riesci più a capire quali sono i tuoi gusti e le tue aspettative. Lavora su di te, cerca di consolidare appieno la tua personalità, la tua posizione e soprattutto prenditi cura di te con l'ipnosi. Tutto ciò è possibile. Non ripagarlo con la stessa moneta, potresti essere tentata di ricambiarlo e in questo contesto ti consiglio di lasciar perdere, non ne vale la pena. Documentati, non fare la sprovveduta su quello che è il disturbo narcisistico e soprattutto su quelli che sono gli atteggiamenti e i comportamenti manipolatori messi in atto da un narcisista. Difendersi da un partner o da un semplice amico narcisista, infatti, non è affatto compito semplice. Per ottenere risultati apprezzabili è necessaria una forte autoconsapevolezza e un'altrettanta conoscenza delle dinamiche di coppia. Attenzione quindi a non lasciarti prevaricare, mantieni centrata la tua figura e fatti aiutare con l'ipnosi. Tutto questo è possibile, da soli non si può uscire da una dinamica tossica. Un bacio a tutte, al prossimo video vi lascio la mia email paolafendi@gmail.com.